Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, location un po' atipica, sono in giro per lavoro in questi giorni, è un po' un casino, non riesco a fare di meglio, ma ci tenevo a portarvi in tempo, se ci riuscirò, spero di sì, il confrontone tra Xiaomi 13 Ultra e iPhone 14 Pro. Proprio oggi, nel momento in cui pubblicherò questo video, appunto se riuscirò a stare nei tempi, esce sul mercato italiano in un numero abbastanza limitato da quello che ho capito, lo Xiaomi 13 Ultra, che ha incuriosito moltissimi di voi qui sul canale. Molti di voi che mi hanno poi chiesto appunto il confronto con questo iPhone 14 Pro. So che vorreste parecchi confronti, è un periodo abbastanza caldo, c'è il nuovo Sony, c'è Huawei P60 Pro, me l'avete chiesto in tanti. In realtà se contattassi il buon Nando75, che vi ricordo essere il miglior punto di riferimento su Roma per vendita e ritiro dell'usato, probabilmente riuscirei anche a fare questi confronti, perché lui ha sempre tutto, ma è un periodo un po' pieno a livello lavorativo. Questo per me è sapete, una seconda attività barra passione, quindi faticherò un pochettino durante il periodo estivo soprattutto a portarvi un po' di roba buona, nuova. Detto ciò, mi butterei subito su Lightroom. È un confronto che mi ha un po' lasciato così su alcune cose e alla fine vi spiego meglio, vi dico un po' la mia, ma come sempre durante il confronto cercherò di raccontare gli scatti nella maniera più semplice ma utile possibile, e già lì verranno fuori le differenze. Secondo me poi ci sarà ben poco da dire. Andiamo su Lightroom e vediamo cosa succede. Allora, vi metto sempre iPhone 14 Pro a sinistra e Xiaomi 13 Ultra a destra. Tutti gli scatti sono stati fatti in RAW, lasciando tutti i parametri in automatico per quanto riguarda lo Xiaomi, e su iPhone non c'è la regolazione dei parametri e quindi insomma in modalità punta e scatta. Cercherò di sottolinearvi anche risoluzioni e quando con lo Xiaomi, che dà la doppia scelta, ho scattato in ultra RAW e eventualmente in 50 megapixel. Voglio partire con gli scatti più difficili. Siamo in metropolitana, scale mobili, situazione con veramente poca luce, perché a Roma, chi è di Roma lo sa, alcune metropolitane hanno questa situazione qui un po' cupa. Camera 3x, teleobiettivo dove secondo me potevano emergere le differenze maggiori, è la lente che sono andato ad approfondire di più. E partiamo da una cosa particolare, a parte la lettura che hanno fatto, che era un po' quello che ci possiamo aspettare, iPhone che lavora in una modalità più vicina a una sorta di HDR, tenta di schiarire, aprire le ombre dell'immagine, lo fa molto molto bene rispetto ad esempio all'S23 Ultra, all'Honor che abbiamo visto in passato. A me piace la resa che ci riporta iPhone. Entrambi gli scatti sono a 12 megapixel, Xiaomi, come abbiamo visto anche negli altri video, invece riproduce un'atmosfera che secondo me è molto più fedele a quella che avevamo effettivamente lì, ma che poi forse sicuramente va a necessitare una lavorazione in post-produzione. Ma andando ad allinearle un attimo, tiriamo un po' su l'immagine di Xiaomi, la prima cosa interessante che emerge è proprio la qualità della lente, che è dove lo Xiaomi, avevo pochi dubbi insomma, tira fuori il meglio di sé, con un teleobiettivo che difficilmente troviamo su smartphone a questo livello. E vediamo qui nella riproduzione di piccole texture che c'è una differenza abissale. Lo scatto di Xiaomi, essendo più grezzo e anche più rumoroso, questo si nota a vista d'occhio. La grossa differenza che vedo qui è che in termini di dettaglio sull'iPhone non possiamo assolutamente fare nulla, ha già fatto un po' tutto lui andando a spappolare in qualche modo un po' le texture. Sullo Xiaomi invece volevo provare questa cosa in diretta con voi, visto anche approfittando anche di questa nuova, più o meno nuova funzione di Lightroom legata alla riduzione del disturbo, e vedete che sullo Xiaomi abbiamo anche sotto questo punto di vista una lavorabilità pazzesca che ci va a dare uno scatto pulito che non va a diventare troppo artificiale e che mantiene un ottimo livello di dettaglio. Sull'iPhone invece non abbiamo questa possibilità, quindi diciamo quantomeno in questa condizione di poca luce emerge una differenza enorme tra i due teleobiettivi 3x, che sono intorno ai
mi sembra 77 mm su iPhone e 75 su Xiaomi, più o meno a livello di focale equivalente. Passando invece alla 1x, quello che ho notato e che un po' mi ha anche sorpreso, vi metto sempre iPhone a sinistra e Xiaomi a destra, sì, differente lettura, ma quantomeno su questo scenario che è abbastanza complicato, poca luce, immagine in movimento, eccetera, differenze molto molto minime, entrambe sbavano parecchio sui dettagli. Secondo me gestiscono bene, forse un po' meglio lo Xiaomi, tutto ciò che è un po' l'esposizione delle alte luci, delle basse luci e quant'altro, ma ecco, come resa qui, quantomeno su scenari del genere, non noto particolari differenze. Forse hanno un po' entrambi, vediamo i tempi che hanno scelto le due camere, un 50esimo lo Xiaomi e un 50esimo anche iPhone. Entrambi hanno optato per tenere il rumore probabilmente al minimo, hanno abbassato un pochettino i tempi, cioè anzi hanno alzato un pochettino i tempi, e quindi abbiamo secondo me un po' di micromosso che rende questa immagine un po' così, un po' discreta. Questa non è per fare un confronto diretto, ma solo una piccola tirata d'orecchie a Apple e alla sua modalità Pro totalmente assente. Come sapete, in modalità automatica i telefoni da soli decidono se effettivamente farvi usare il teleobiettivo oppure no in base alla quantità di luce presente. Qui con lo Xiaomi ho potuto tranquillamente utilizzare la lente 3x perché in modalità Pro comandiamo noi. Sull'iPhone la 3x non entrava perché c'era poca luce e infatti ha fatto semplicemente un crop sulla lente 1x e quindi le immagini non sono neanche paragonabili, chiaramente, sotto questo punto di vista. Quindi tirata d'orecchio per quanto riguarda il software. Qui scatto semplicissimo, l'ho fatto perché poteva essere interessante, a parte la riproduzione dei colori, valutatela voi. Forse in questo scatto quasi quasi preferisco la lettura di iPhone. Xiaomi ho scattato in ultra raw, tende sempre un po' ad accendere troppo l'immagine secondo me, ma poteva essere interessante vedere, visto la tipologia di scenario, a livello di aberrazione come si comportano entrambi. Scenario molto difficile, quindi avevo pochi dubbi sul fatto che fossero presenti da entrambe le parti. A sinistra iPhone, a destra Xiaomi, risoluzioni differenti, quindi su cui non ho impostato, errore mio, i 50 megapixel qui su Xiaomi, quindi la vedete molto più sgranata, ma non è questo che conta in questo scatto, ma appunto le aberrazioni forse un po' più presenti su iPhone in questo caso, ma comunque ben visibili su entrambe. Valutate voi la cosa. Questa potrebbe essere interessante per farvi vedere iPhone a sinistra, Xiaomi in modalità RAW a destra, differenza che un po' ci possiamo aspettare, scatto un po' più chiuso, da lavorare assolutamente. Xiaomi in ultra RAW a destra. Quindi secondo me l'ultra RAW serve proprio a compensare, a darci quella tipologia di scatto proprio un po' in stile iPhone, cioè sì, anche se scatti in RAW comunque ti do uno scatto che in termini di esposizione, HDR, gestione delle luci e quant'altro è un po' già pronto per un utilizzo quantomeno social, cioè ti do più informazioni possibili, ti faccio vedere più dettaglio possibile, magari sacrificando un po' l'atmosfera dello scatto. Come vedete si allineano molto di più nel momento in cui io scatto in ultra RAW con lo Xiaomi rispetto al RAW. È interessante vedere come la 5x dello Xiaomi, lente più complessa sicuramente, no? più si va in là con le focali, più diventa difficile avere lenti di qualità, soprattutto su misure così piccole come quelle degli smartphone. Paragonato alla 3x dell'iPhone, comunque ne esce alla grande, anzi in termini di dettaglio la 3x dell'iPhone è un pochettino secondo me superata ormai, ma io ve l'avevo detto che bisognava aspettare l'iPhone 15 Pro per un confronto più equo. Qui addirittura forse soffre un po' anche di micromosso, non so perché il soggetto è totalmente immobile. In ogni caso, facendo un crop che sia anche rapportato alla focale, quindi magari andando un po' più indietro con la 3x, secondo me è lampante la maggior qualità complessiva della 5x dello Xiaomi. Altra situazione difficile, questa volta camera 1x, mi dovete scusare ancora, non ho impostato i 50 megapixel sullo Xiaomi, ma qui ecco, per controbilanciare, tirata d'orecchio al software di Xiaomi, perché ogni volta che cambiamo ottica
e sulle ottiche secondarie i 50 megapixel non funzionano. E poi ritorniamo alla 1x, la 1x si rimposta a 12, anche se io precedentemente l'avevo impostata a 50. Quindi ogni volta che ritorno sulla 1x mi devo ricordare di impostarla a 50. Molto macchinosa questa cosa, secondo me da correggere assolutamente. Ma quello che volevo far notare è che, nonostante la risoluzione superiore, che anzi forse in questo caso con poca luce non aiuta, il software di iPhone, che pure lavora secondo me molto bene se paragonato a alcuni concorrenti, va inevitabilmente a spappolare un po' i dettagli dell'immagine. E da qui il mio grande messaggio che sempre lancio, che un software meno invasivo secondo me è la chiave vincente per l'evoluzione dei super top di gamma nel settore smartphone. Quantomeno ormai si è arrivati a cifre pazzesche, sono veramente smartphone di nicchia indicati appositamente per i creator, ma anche per una certa tipologia di persone che lavorano con la fotografia, e questa possibilità di ottenere scatti veramente grezzi ci deve assolutamente essere, perché poi la differenza in post-produzione è abissale. Immaginate cosa potrei fare lavorando minuziosamente su questo scatto dello Xiaomi in termini di dettaglio, e cosa invece non potrei fare su questo scatto di iPhone. Io scatto con la 1x, 50 megapixel da entrambi le parti. Questa ve la porto perché vi voglio sottolineare ancora come l'Ultra HD dello Xiaomi continua a non convincermi troppo. L'HDR è troppo invasivo, troppo sparato. Capisco che poi si può andare a lavorare, ma fino a un certo punto, perché qui ad esempio mi ha ucciso le ombre e io non so fino a che punto questa cosa si può andare a ripristinare nel momento in cui io voglio farlo. Mi piace molto di più in questo caso la resa di iPhone. Andiamo a vedere invece il dettaglio, entrambi a 50 megapixel, lente 1x, ed è proprio qui che vi dico che tutto sommato, nonostante il sensore più grande, nonostante l'ultra RAW, nonostante tutto quello che volete, iPhone fa la sua porca figura secondo me, e non esce affatto male, anzi. Vediamo l'ultra grandangolare, iPhone a sinistra, Xiaomi a destra. Qui lettura sbagliata dello Xiaomi. Siamo sempre in ultra RAW, quindi tende sempre a fare questa malefica sovraesposizione. Andiamo un po' a delinearlo, vediamo che si allinea ovviamente senza problemi. Vediamo anche che in termini di gamma dinamica, adesso provo a lavorarli entrambi, ma lo scatto si fa subito piacevole sullo Xiaomi 13 Ultra. È vero che stiamo lavorando in ultra RAW in modalità Pro, quindi stiamo cercando un approccio che poi ci porta qui sul computer, ma sarebbe comunque più apprezzabile se lo Xiaomi ci dasse subito uno scenario un pochettino più corretto anche in ultra RAW, quindi al pieno delle sue capacità. Vediamo l'iPhone sulla gamma dinamica, fino a che punto ci fa recuperare sulla ultra wide le luci dietro. Vedete, ben poco, va subito ad opacizzare, non tira fuori tutto sto gran dettaglio, mentre lo Xiaomi, che in partenza aveva addirittura sovraesposto, quindi partiva da una situazione più difficile se vogliamo, si comporta in maniera molto molto migliore sotto questo punto di vista. Quindi i sensori, ripeto, l'hardware, c'è poco da dire, è molto più performante sullo Xiaomi, e il software bisognerebbe capire su un buon numero di prove, bisognerebbe capire anche in modalità punta e scatta con il JPEG, insomma ci vorrebbe del tempo, ma questi scatti spero che comunque già vi aiutino a farvi un'idea. Vediamo sulla 3x, su questo scatto chiedo il vostro aiuto, fatemi sapere nei commenti, perché è così morbida la resa dello Xiaomi che sembra abbia toppato quasi il fuoco. Noi dallo Xiaomi ci dobbiamo aspettare una resa molto più morbida, è proprio l'approccio che hanno pubblicizzato tanto, però poi vado sulla camera e ad esempio sembra perfettamente a fuoco. Non può esserci una profondità di campo così ridotta da far sì che su questa distanza, con la 23 mm, la camera sia a fuoco e il volto di Marco no. È abbastanza impensabile. Sfocato più apprezzabile sullo Xiaomi, sul volto l'iPhone è ipernitido, forse troppo, secondo me rimane comunque piacevole come scatto,
incarnato, lo preferisco sullo Xiaomi, però c'è qualcosa che non funziona in termini di dettaglio qui in questa situazione di controluce. Software che sull'iPhone si sforza già di darci più dettaglio possibile, sullo Xiaomi no. Riusciamo a tirare fuori un po' di dettaglio sicuramente, proviamo ad allinearli un minimo, proviamo ad allinearli anche così un po' a casaccio, ragazzi, forzando un minimo la nitidezza. Vediamo su iPhone se c'è un po' di margine per il recupero luci, ma non c'è, vedete che opacizza subito, perché il suo recupero lo va a fare già in fase di scatto sostanzialmente. Eccoli a confronto, un po' come per la ultra wide, gamma dinamica promossa su entrambi, sullo Xiaomi secondo me è qualcosina in più, perché qui si vede l'effetto HDR, lo sforzo un po' va a reinventarsi dei colori che non ci sono, dei dettagli che non ci sono, invece sullo Xiaomi è tutto più naturale, però il software forse un po' meno affidabile se pensiamo a situazioni di punta e scatta veloce e quant'altro. Io qui ho cercato appunto di fare proprio questo, alzare il telefono e scattare. Vediamo un campo più stretto, in questo caso in primo piano, situazione assolutamente simile, scatto più pronto sull'iPhone, tendenza più al giallognolo in termini di tinta, di temperatura, non mi fa impazzire, incarnato infinitamente migliore sullo Xiaomi secondo me, dettaglio buono su entrambi in questo caso, sempre un po' più uno sforzo software sull'iPhone per ottenere una buona nitidezza, mentre maggior naturalezza sullo Xiaomi. Ricordiamo che abbiamo un sensore più grande, delle lenti che in teoria sono appunto lavorate ad un livello molto diverso, e gamma dinamica che anche qua ripropone la stessa cosa dell'ultra wide, ovvero sì, dobbiamo andare a lavorarci, però sì, sullo Xiaomi poi abbiamo una resa molto più naturale rispetto a questa sorta di HDR che un po' si va a reinventare le cose sull'iPhone e che soprattutto ci dà già lo scatto più pronto possibile, nota positiva, ma che poi non dobbiamo aspettarci di poter andare a migliorare di chissà quanto in post-produzione. Vedete che le alte luci si opacizzano e non vanno a tirar fuori dettaglio nel momento in cui le voglio correggere. Ve li lascio un attimo qui. Vediamoci quest'ultima lente 1x a 50 megapixel su entrambi. Questa ve l'ho portata un po' in contrapposizione a quella di prima, dove l'incarnato, dove il soggetto sembrava appunto leggermente sfocato. Qui viene fuori meglio secondo me, perché lo Xiaomi non ha avuto intoppi software, la maggior morbidezza della resa degli scatti dello Xiaomi, grazie alla lente, grazie al sensore, grazie all'approccio software, a tutto quanto. L'immagine di iPhone sembra più nitida. Io preferisco in questo caso partire da una base di questo tipo, anche perché se proprio voglio basta andare ad aumentare un po' la nitidezza e allineo subito quell'effetto di iperdettaglio un po' anche inventato, che però capisco possa piacere ad alcuni per un certo tipo di utilizzo, che ho anche su iPhone. Adesso ve lo vado a ripristinare, guardate, vedete la base di partenza dello Xiaomi è un qualcosa di molto più morbido, secondo me giusto per questa tipologia di approccio. Tornando a noi, questo era l'ultimo scatto, sarebbe carino capire, partendo proprio da quest'ultima cosa, invece come lavorano entrambi in punta e scatta e in JPEG, perché lì c'è il vero punto di forza di iPhone e sarebbe carino capire se Xiaomi su uno smartphone che punta così tanto, secondo me, a questa tipologia di approccio, ha comunque fatto un ottimo lavoro anche in termini di punta e scatta in JPEG con scatto pronto all'uso social, eccetera. Se vi interessa un confronto di questo tipo, fatemelo sapere nei commenti. E vi chiedo anche, secondo voi, oggi, parlando di super top di gamma, ragazzi, non di smartphone in generale, cosa ha più senso? Cosa avrà più senso? Perché difficilmente iPhone cambierà con il 15 Pro la tipologia di approccio. Avere magari dei piccoli compromessi hardware, ma maggior concentrazione sul lato software anche per approccio di questo tipo, o avere un telefono che punta tutto per tutto sulla potenza bruta, sulla qualità dell'hardware, eccetera, che magari ha qualche sbavatura software in più che ci costringe sempre a fare maggiore attenzione in fase di post produzione.
cosa ha più senso oggi che gli smartphone cominciano a costare veramente l'ira di Dio e che questa fascia super top si dedica praticamente soltanto alla fotografia ed è giustificata soltanto da reparti camera pompati? Fatemelo sapere nei commenti tra le tante cose. Io su quello che ho visto qui ho visto molti più scatti di questi, ma il video durerebbe un'infinità. È da un lato quello che mi aspettavo, ovvero le lenti secondarie secondo me non sono proprio paragonabili nell'ultra wide, nel teleobiettivo, e poi sullo Xiaomi abbiamo anche un teleobiettivo in più, si possono paragonare né in termini di qualità dei vetri né in termini di qualità dei sensori, lavorabilità, scelta del profilo colore, aberrazioni cromatiche, dettaglio. Si nota subito a schermo grande, sui schermi dello smartphone questa cosa si nota molto meno, la differenza una volta buttati su Lightroom. Se adesso su YouTube capisco che questa cosa è un po' limitata, ma vederli con i vostri occhi dal vivo, se riesco vi carico qualche scatto, chi li vuole me li chieda nei commenti, magari riesco a inviarveli, si nota tanto lo stacco, la differenza. Sul sensore principale no, pensavo di notarlo molto di più, perché lì oltre a una lente in teoria migliore abbiamo anche un sensore che è parecchio più grande, parecchio tra virgolette proporzionato alle apparecchiature di cui stiamo parlando, e invece iPhone lì un po' perché comunque iPhone ha un hardware pur sempre di grande qualità e un po' perché il software anche sulle lenti secondarie colma moltissimo questo gap, fino addirittura a fare meglio in alcune situazioni. Mi ha stupito molto positivamente iPhone sotto questo punto di vista. Fatemi sapere la vostra, scrivete nei commenti, come sempre vi ricordo che potete seguirmi su Instagram, su TikTok e sul mio sito www.vincenzodecaro.com, dove trovate anche dei preset Lightroom pensati appositamente per scatti da smartphone che funzionano sia per iOS che per Android, o meglio c'è la versione iOS e la versione Android, sia per Lightroom desktop che per Lightroom mobile. Potete scaricarli lì e sono ancora in offerta, 5,99€, e aiuterete un pochettino a contribuire a questo mio progetto in cui porto la smartphone photography sui miei canali web. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.